E diamo la parola al professore Henry Lai, che è un caposaldo della storia degli studi sui problemi dovuti alle emissioni elettromagnetiche. Ricordo il suo contributo, ha portato con il Comet SEI il test della cometa per la valutazione delle frammentazioni alla molecola del DNA prodotte dai campi elettromagnetici. E quindi ci aspettiamo una sua valutazione delle motivazioni per cui possiamo essere e dobbiamo essere preoccupati dell'esposizione indiscriminata alle radiofrequenze e microonde. Good morning. Buongiorno a tutti. Anzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori per avermi invitato a questo incontro. È sempre una bellissima cosa tornare in Italia, incontrare gli amici e farne di nuovi. Sono venuto già diverse volte in Italia e quindi in teoria dovrei fare questa presentazione, tenere questa presentazione in italiano, però parlerò in inglese. Tra l'altro, entrambi gli interpreti hanno fatto finora molto bene nella traduzione degli interventi. Dunque, vorrei iniziare. Dunque, parlerò per poco tempo. Avete probabilmente già visto che in realtà io ho solamente poche diapositive, gli oratori precedenti ne avevano molte di più, quindi inizialmente parlo di questo. Vi mostrerò essenzialmente quelle che sono le conclusioni della mia presentazione. Parto da quelle, e cioè il fatto che l'esposizione a dei bassi livelli di campi elettromagnetici, soprattutto appunto quelli della radiofrequenza, possono avere degli effetti negativi sulla salute. E questo è legato, è correlato ovviamente all'esposizione dal radar. Analizzando la letteratura e gli studi condotti finora, la letteratura in particolare sui sistemi radar, questa letteratura è molto esigua. Ci sono stati infatti pochi studi che hanno riguardato i sistemi radar. Quindi parliamo delle emissioni di microonde dei telefoni cellulari e delle relative basi, perché in effetti in questo ambito ci sono tantissimi studi, c'è una grossa banca dati, per così dire, di studi relativi ai sistemi di telefoni cellulari, e ci sono delle analogie fra le stazioni base dei radar e dei telefoni cellulari, e in particolare dell'esposizione relative alle radiazioni. Innanzitutto la bassa intensità, in secondo luogo l'esposizione, un'esposizione che è cronica, ovvero la persona è esposta al campo di esposizione ovviamente continuamente. E ovviamente questa è una situazione alla quale non si può sfuggire. Se si vive vicino a un radar, ovviamente si è costantemente esposti al campo di radiazione. Non si può interrompere la radiazione, è impossibile. Dunque, cosa sappiamo degli effetti biologici e di salute delle radiazioni da radar? Vi riporto in diapositiva tutta una serie di studi. Studi che sono stati condotti appunto sugli effetti biologici e sulla salute derivanti appunto dalla radiazione da radar. Ho riportato il nome dell'esperto, dello scienziato che ha condotto lo studio. Poi, se volete dei dettagli, delle informazioni dettagliate su questi studi, potete tranquillamente contattarmi e vi fornirò ulteriori dettagli. Dunque, quali sono gli effetti? Quali sono gli effetti che sono stati riscontrati nell'ambito delle radiazioni da radar? Ce ne sono diversi, per esempio dei danni genetici. Per esempio la concentrazione della quantità di cellule del sangue, globuli bianchi e globuli rossi. Per esempio
è stato condotto uno studio sulle scimmie, sui primati che sono state esposte appunto alle radiazioni. Ci sono stati dei cambiamenti, dei problemi, per esempio nella risoluzione dei problemi o nell'apprendimento? E ci sono stati anche degli studi relativi che hanno registrato un aumento del tasso dei tumori, per esempio fra i funzionari di polizia, o studi effetti legati allo stress ossidativo nelle persone. Ovviamente questo è solo un breve elenco degli studi che hanno evidenziato gli effetti, per esempio la concentrazione di spermatozoi. In ogni caso, come vi dicevo prima, potete tranquillamente contattarmi se volete avere informazioni dettagliate su questi studi. Quindi ci sono tantissimi effetti che sono stati evidenziati e che sono correlati alle radiazioni provenienti da radar. Per quello che riguarda le radiazioni derivanti da stazioni base, la radiazione è molto simile a quella che viene emessa dal telefono cellulare. Quindi, per esempio, se è stato pubblicato recentemente uno studio, un paio di anni fa, e lo si vede, per esempio, è uno studio di Leavitt. Vedete che sono evidenziati gli effetti dall'utilizzo di stazioni base, di radiazioni derivanti dalle stazioni base a bassa intensità dei cellulari. Qui vedete un elenco degli effetti. Che appunto sono attribuibili alle radiazioni derivanti da stazioni base di cellulare. Dunque, un oratore precedente ha evidenziato che c'è una differenza tra le radiazioni da stazioni base di radar e quelle dei telefoni cellulari. Anzitutto il fatto che le radiazioni dei radar essenzialmente, solitamente hanno una frequenza più elevata, mentre quelle delle stazioni base dei cellulari solitamente arrivano a 2 GHz. I sistemi radar normalmente sono più elevati, solitamente si arriva anche a 5-6 GHz. Quindi quando si ha a che fare con una frequenza più elevata della radiazione, la distribuzione dell'energia è differente rispetto all'energia che si ha quando c'è una frequenza inferiore. Per esempio, se si è esposti a una radiazione da radar, c'è l'assorbimento di una maggiore quantità di energia da parte dell'epidermide e anche degli strati al di sotto, degli strati sottostanti all'epidermide. Un'altra differenza tra le radiazioni da radar e quelle dai cellulari è che si tratta di radiazioni pulsate piuttosto che continue rispetto appunto a quelle continue. Quindi la domanda è questa: le diverse frequenze e la diversa natura, per esempio il fatto che si tratta di radiazioni pulsate, questi due aspetti possono causare effetti diversi? Si tratta di una considerazione molto importante. La dottoressa Miranda precedentemente ha parlato del segnale pulsato, della radiofrequenza pulsata, dicendo che appunto questo tipo di segnale ovviamente è molto più potente rispetto a quello di una radiazione continua, e gli studi che abbiamo condotto evidenziano che in effetti questo è vero, e ci sono anche degli studi che evidenziano che anche la presenza di frequenze diverse possono avere degli effetti diversi sul sistema biologico. Anche in questo caso non scendo ulteriormente nel dettaglio. Anche qui, se desiderate avere ulteriori dettagli, contattatemi tranquillamente e vi fornerò io appunto i dettagli di questi studi. A ogni modo, io ho sempre problemi con le diapositive. In quelle due diapositive che mancano da questa presentazione, ponevo una domanda, e cioè a che livello
per quello che riguarda gli studi sugli esseri umani, a che livello di esposizione questa esposizione evidenzia degli effetti? Microwatt per centimetro quadrato è la risposta. Stamattina la dottoressa Miranda ha affermato che il livello è 0,1, va da 0,1 a 1 microwatt per centimetro quadrato. Quindi il suo livello in effetti è più basso rispetto a ciò che è stato osservato nell'ambito degli studi epidemiologici sugli esseri umani. E anche il suo lavoro ha evidenziato 5 microwatt per centimetro quadrato. Quindi effettivamente il suo studio evidenzia invece un valore più elevato. Per cui entrambi, direi che avete ragione entrambi. Quindi credo sia quanto. Scusatemi per il pasticcio con le diapositive.